Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. In questa puntata dedicata alla medicina parleremo di PRP e per farlo ho il grande piacere di essere ancora una volta in collegamento da Milano con la dottoressa Rita Viscovo. Buonasera dottoressa e bentrovata. Buonasera a tutti, grazie di avermi invitata ancora una volta ed è un grande piacere anche per me essere qui con voi. Grazie dottoressa, è veramente un piacere rivederla. Noi nelle puntate precedenti ci siamo occupate insieme di tricologia. Oggi parleremo di PRP. Che cos'è, dottoressa Viscovo? Il PRP è un trattamento di medicina rigenerativa che viene utilizzato in diverse specialità. Essenzialmente nella tricologia per quanto riguarda delle problematiche che sono state accolte dal Ministero, quindi l'alopecia areata, l'alopecia androgenetica. Per degli esiti cicatriziali importanti, quindi sia in campo tricologico sia in campo dermatologico, e poi viene utilizzata sia in campo odontoiatrico che in campo ortopedico per le lesioni, per esempio tendine, per andare a rigenerare questi tessuti. Teresa, a cosa serve questo trattamento? In caso specifico della tricologia, il PRP, ossia plasma ricco in piastrine, è un metodo che permette di andare a rafforzare e a dare quindi una maggiore consistenza, una maggiore intensità e forza allo stelo del capello e andare a riattivare tramite i fattori di crescita che sono presenti nel plasma a livello del follicolo pilifero, quindi la rigenerazione del capello stesso. Diciamo che in un certo senso serve ogni qualvolta noi abbiamo bisogno di andare a stimolare il tessuto a rigenerarsi. In quali casi va fatto questo trattamento con PRP? Nella tricologia va eseguito non su tutte le tipologie di problematiche legate alla scala di Hamilton o di Ludwig nel caso delle donne, che sono appunto le scale che ci permettono di capire il livello di problematica che ha colpito il soggetto, ma sicuramente nei primi livelli, nel primo, nel secondo, massimo nel terzo livello, ma proprio massimo, in modo tale di avere ancora a disposizione un tessuto ricettivo e anche un follicolo ricettivo. È chiaro che su una persona completamente calva non ha alcun senso andare ad eseguire il trattamento di PRP e non è neanche possibile eseguirlo su esiti cicatriziali molto importanti che chiaramente non possono dare un grande risultato. Quindi dottoressa, PRP sta per plasma ricco di piastrine. Dal punto di vista pratico, come funziona? Da dove si prende questo plasma ricco di piastrine? In centri che abbiano polispecialistici, che abbiano ricevuto le convenzioni con il centro trasfusionale di zona, è possibile effettuare un prelievo di sangue all'interno dello studio stesso e sottoporlo a centrifugazione in un certo modo e con una certa frequenza per alcuni minuti. Ovviamente in questo caso otterremo il plasma, che è la parte gialla, chiamiamola, del sangue, che viene separata dalla parte corpuscolata che viene invece eliminata. In automatico questo plasma ricco in 7 fattori di crescita che tra di loro combinati danno appunto la stimolazione al tessuto in cui vengono immessi, automaticamente porta appunto al rinnovo tessutale. Dottoressa, in qualsiasi centro si può fare questo tipo di trattamento oppure sono necessari dei particolari permessi per poterlo fare? Come dicevo, sono necessari particolari permessi in quanto il centro trasfusionale deve andare in loco e valutare la situazione specifica del centro e quindi tutte le caratteristiche atte a poter avere una stanza
è una zona specifica per effettuare questo tipo di trattamento. Quindi, dottoressa, se ho capito bene, praticamente questo plasma ricco di piastrine viene prelevato dalla persona e viene, dopo essere stato, insomma, elaborato, lavorato, viene, come si dice, iniettato nella stessa persona. Quindi ci possono essere degli effetti collaterali oppure no? Il trattamento, come lei giustamente diceva, è un trattamento autologo. Pertanto, essendo prelevato dalla persona, non dà normalmente effetti collaterali. È chiaro che ci sono delle problematiche, quali patologie autoimmuni importanti, con appunto autoanticorpi molto elevati, cosa che può accadere sovente in problematiche tiroidee, per esempio. Oppure in problematiche di tipo anche reumatologico, ovviamente, poiché il plasma rende attivo anche un processo pro-infiammatorio, chiaramente non è indicato. Non è indicato nelle patologie neoplastiche che siano attive o ancora in fase di valutazione, non è fattibile in soggetti che chiaramente abbiano patologie infettive in atto. Ok, quindi solo in questi casi non è indicato, in tutti gli altri casi invece è possibile farlo. Esattamente, è un trattamento che essendo autologo permette di poter avere un'ampia gamma di possibilità su diversi soggetti e in diverse problematiche e Dottoressa, per concludere, quali sono i risultati che si ottengono dal trattamento con PRP? patologie. La stimolazione del tessuto dà sempre un risultato, che può variare ovviamente a seconda della problematica. Io, per esempio, ho visto risultati dal 10 all'80-90% di miglioria e di ricrescita e di rigenerazione del tessuto. Questo trattamento viene anche molto frequentemente utilizzato nel pre e nel post trapianto dei capelli, nel trapianto sia FUE che FUT, in modo tale che poi si possano mantenere il più possibile quelle che sono già i capelli che sono presenti sia nel pre che nel post impianto, e anche mantenere e riattivare quella che è la risposta tessutale nei confronti di un intervento chirurgico qual è il trapianto, per esempio. La frequenza con cui si effettua questo trattamento può andare dal mese e mezzo, 2 fino a 3 mesi, 4 mesi, a seconda della problematica che si evidenzia nel soggetto. E normalmente quindi se ne fanno un 3-4 trattamenti all'anno. Eseguire un solo trattamento annuale praticamente non serve a nulla. Benissimo, dottoressa Viscovo, io la ringrazio moltissimo, è sempre un piacere averla qui e l'aspetto per approfondire per altri argomenti. Grazie, dottoressa. Grazie a voi e arrivederci e buon anno. Grazie, dottoressa, e grazie a tutti i nostri telespettatori per averci seguito fino a questo momento. Io vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.